Siamo al 19° giorno di digiuno, oggi è il 20 gennaio, e meno 3 giorni dal Consiglio Comunale che si terrà lunedì 23 pomeriggio a Venezia, dove si discuteranno gli emendamenti presentati in questa settimana per cambiare questo patto. Noi speriamo molto che cambi veramente. Oggi digiunano con me anche Raffaella Zebeo, che è venuta qui dal Dolo a presenziare, e Maria Cosso, che è mia moglie. E così siamo in tre, sono state 36 le persone che hanno digiunato in questi giorni, esattamente 2 al giorno oltre a me, in più di me. E questo è stato anche un bel segno, perché non è un gesto isolato. Ogni giorno qui al presidio siamo sempre una decina di persone, se ne fermano sempre molte, e l'informazione è il nostro obiettivo principale, cioè far sapere che cosa comporterebbe questo patto, così come la giunta di Orsoni, la giunta di Micelli, la giunta di Bettini, la giunta di Bergamo, la giunta dell'Agostini, la giunta di Ghetti e di Ferrazzi, insomma la giunta di persone che anche hanno l'ardire di dichiararsi ambientalisti, come l'hanno previsto. Quasi 500 ettari di nuova cementificazione. Loro signori continuano a dire che non è vero, ma anche adesso è passato un ex consigliere comunale che ha detto: ho controllato esattamente tutte le schede, sono esattamente questi gli ettari, sono proprio così, e sono proprio 60.000 i nuovi abitanti che questi fuori pensano che ci saranno a Venezia nei prossimi anni, e invece ne stiamo perdendo da 1.000 a 2.000 l'anno. È una pazzia, speriamo che lunedì con gli emendamenti qualcosa migliori. Ok, grazie. Io sono qui per Veneto City, che è a Dolo, Pianiga, e quindi peccato che sono da sola però a rappresentare questo problema. Comunque va bene lo stesso, dai. Spiegaci. Non so bene. È un'enorme speculazione come questa. È come qua. Tipo Tessera City, forse anche più grande addirittura. Fatta da Palazzinari. Comprende Milano, Pianiga, Fiesso, Dolo, cioè vari paesi insomma. Guardando questo problema e le cose che tu hai messo anche su YouTube o anche altri, mi sono accorta che è un po' dappertutto questa pioggia, questa piovra che sta arrivando. Sì. E che è dappertutto questa cosa che ci resta da fare, in qualche modo manifestare il disaccordo, perché almeno resti. Certo. Perché proprio è una piovra che non so da dove viene, dove arriverà. Comunque io ho speranza, ho un po' di fiducia nei nostri consiglieri. Io credo che degli emendamenti qualcosa succederà, non è possibile, è un problema morale, se qualcuno ha coscienza. Va bene, grazie. Grazie a voi.